Perché è importante questo incontro di oggi? Perché ragioniamo di sfide territoriali. Il Parco Nazionale che presiedo ha vinto una scommessa di oltre 100 anni, avendo festeggiato il suo secolo di vita qualche tempo addietro. Strada molta da fare ancora. Le sfide territoriali non ci consentono di metterci seduti, perché cambiano le condizioni della società, cambiano le condizioni dei territori, siamo di fronte a grandi sfide di carattere generale, una per tutte valga quella del cambiamento climatico. Il presidio dei territori è componente essenziale del nostro impegno. L'attività di simbola, di spinta sulla questione territori, identità, utilizzi sostenibili è centrale, e per questi sono i motivi per i quali sono in realtà presente a questa iniziativa di oggi. Tracciare un'agenda, cercherò di dire qualcosa, spero utile, nel mio intervento, che sarà focalizzato soprattutto nella sessione che si occupa dell'agricoltura, del settore primario, con un approccio particolare. C'è il ritardo sul modo e sulla cultura di tenere la questione delle produzioni agricole, delle loro diverse componenti nelle aree interne, nei territori, ma l'opportunità di valorizzare territori e produzioni, territori, produzioni, trasformazione, artigianato anche agricolo, beh, questo rappresenta una bellissima sfida che ha un senso poi importante, in particolare dei territori dell'osso, come lo chiamava Manlio Rossi Doria, del nostro paese, cioè nell'Appennino.